Buonasera ai nostri telespettatori qui di Scienza e Lavoro, come ogni settimana cerchiamo di dedicarci ai temi che riguardano la scienza e il mondo del lavoro, ma cerchiamo anche di farlo non in via estemporanea. Cerchiamo sempre di far capire un po' ai nostri telespettatori, quindi ai nostri concittadini, cosa potre si potrebbe fare per migliorare la condizione di vita nel mondo del lavoro e quindi come si potrebbe dare una mano allo sviluppo del nostro Paese. In questo momento attenzione molto alta su due territori nazionali. Il primo è la Sicilia. Perché a breve, nei primi di, di novembre, esattamente il 5 di novembre, si voterà per il rinnovo dell'assemblea legislativa siciliana, verranno rieletti i nuovi eh, parlamentari del Parlamento siciliano. Eh, molto importante come tema, perché la Sicilia è da una parte eh, un potenziale. Una potenziale locomotiva del paese, anche se fino ad oggi è stata un po' una delle zavorre del paese. Speriamo che chi si insedierà nella prossima legislatura saprà dare qualcosa in più. Altro tema fondamentale è la capitale di Roma. Roma, capitale, deve riprendere possesso di un suo territorio, un territorio molto importante, il territorio che gli permette di affacciarsi sul mare. Stiamo parlando del municipio 10. Tutti ben conosciamo Ostia, Acilia, il quartiere Axa, Dragona, ecco un territorio che è l'affaccio di Roma sul mare, ma non solo l'affaccio di Roma sul mare. Parliamo di quello che può essere il contatto in, in intermodabilità tra Roma e tutto quanto il mondo. Una delle entrate di Roma, e questo fu pensato al suo tempo, quando venne realizzata da Cristoforo Colombo il quartiere Eur, una delle entrate di Roma è il suo litorale, Ostia. Ostia non sono solamente i problemi di Mafia Capitale che speriamo con la futura collaborazione nel rinnovo del municipio decimo e il continuo lavoro che sta facendo la Prefettura e la Questura sarà un problema che si tenderà a risolvere, ma i problemi non si risolvono solo con la repressione e solo con le forze armate, con la polizia, con le grandi strategie di sicurezza. Bisogna dare sviluppo e lavoro, bisogna far credere e quindi dare dimostrazione pratica ai nostri concittadini che c'è lavoro, che c'è la possibilità di vivere rispettando le regole, perché se rispettando le regole non si riesce a vivere drammaticamente, siccome vivere è l'obiettivo di tutti quanti noi quotidiano, siamo anche a volte costretti ad uscire dalle regole. Una persona importante, quindi un ruolo importante che può svolgere per la ripresa nel progetto... 2020 eh, della zona 10 del municipio è il consorzio eh, di Dragona. Abbiamo qui il suo direttore Giuseppe Giordano. Buonasera Giordano. Buonasera a tutti, buonasera a tutti, grazie. Ecco, eh... Non possiamo sicuramente non, non nascondere che eh, il mondo imprenditoriale, artigianale che gira intorno a quell'area eh, non abbia sofferto eh, di questi cinque anni dove purtroppo abbiamo scoperto che una parte delle istituzioni eh, si erano piegate, annichilite alla malavita locale e in realtà avevano smesso eh, di vivere un patto di realtà con i propri concittadini. Ma diciamo che eh, fortunatamente eh, questo problema ambientale non ha riguardato il consorzio. Lo dico perché so, poi ci sono delle attività economiche importanti, eh, ma il, questo problema ambientale di Ossia fortunatamente non ha riguardato il consorzio. Eh, certamente il consorzio industriale di Acilia ha sofferto la crisi economica degli ultimi dieci anni, quella che è partita nel 2007. È inutile negarcelo. Noi abbiamo un consorzio che... Mh, aveva eh, dieci anni fa 2100 dipendenti, oggi il dato drammatico è che noi non arriviamo a 1000 dipendenti in quel consorzio. Eh, molti sono, purtroppo sono stati costretti a cedere eh, con onore, ma so, hanno dovuto chiudere le attività, molti hanno delocalizzato, eh, molti hanno dovuto necessariamente ristrutturare le aziende, ci sono comunque invece delle realtà importanti che continuano a operare ma sono quelle che sono delle eccellenze e spesso lavorano con l'estero e quindi abbiamo questa... Possiamo anche citarne alcune di queste eccellenze del, del, del consorzio di Dragon. Vado a memoria, abbiamo la più grande azienda del centro-sud Italia che fa stampa digitale, eh, un'eccellenza nel suo campo, abbiamo certamente alcune aziende del settore... Ehm, non farmaceutico, ma diciamo collaterale alla farmaceutica, quindi prodotti di bellezza eh, che sono delle eccellenze, anch'esse eh, parafarmaceutiche. Producono in Italia, alcune hanno delocalizzato all'estero, ma esportano in tutto il mondo. Ecco, queste sono sicuramente delle aziende che, fortunatamente, continuano ad avere una loro vita autonoma. Eh, è vero poi che tutto quello che è successo a causa della crisi ha comportato inevitabilmente un ridimensionamento. Del potere di acquisto degli, dei romani e conseguentemente della produzione locale che, che è tutta dedicata a un mercato interno. In tutto questo, soprattutto in quell'area, su Roma certamente, ma anche in quell'area, eh, non è influente il fatto che l'edilizia abbia subito la crisi più grande dal dopoguerra ad oggi e questo ha comportato uno stravolgimento. Di tutto un mondo di piccole e medie imprese che erano l'indotto dell'edilizia, quindi non necessariamente l'impresa di costruzioni in quanto tale che ha sofferto e sta soffrendo. Um, purtroppo ricordo che su Roma stiamo parlando di 40.000 posti di lavoro persi negli ultimi dieci anni e nessuno li cita. Eh, ma tutto quello che è il mondo dell'indotto dell'edilizia, penso agli impiantisti penso a, a coloro che producono gli infissi penso a, a, a tutto ciò che a è vermo materiali, e materiali eh, tutto questo ha sofferto e sta soffrendo in maniera importante la cosa che ci colpisce, che ci meraviglia è che si parla tanto di questo tavolo per Roma eh, primo appuntamento ottobre. martedì 17 ottobre, mi pare di ricordare eh, nessuno vi ha interrogato su questo? No, non ci ha interrogato poco male. Quello sarebbe un, 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 cioè sarebbe un problema recuperabile in qualsiasi momento. La cosa che ci colpisce è che si parla molto di delocalizzazioni di grandi aziende, 7.000, 6.000, 5.000 dipendenti. Nessuno parla di ciò che è successo invece nelle piccole aziende romane che hanno perso montagne di posti di lavoro, montagne, ma nessuno cita. Ho citato i mille, eh, gli oltre 1.100 persi su, su Cecilia Dragona, ma i 40.000 dell'edilizia sono un numero eclatante che nessuno che nessuno vedo che cita in questi momenti. Anche perché, se posso darne io uno spunto, eh, si sono persi nell'edilizia. Forse perché anche precedentemente abbiamo avuto un periodo molto florido diciamo, nel campo edilizio, non possiamo nasconderlo: si gira per le periferie romane, si vede sì, l'edificare sì. di tanti edifici dal punto di vista eh, privato, una, una buona edilizia privata, eh, ma ci sarebbe tutto quel lavoro di recupero dell'edilizia invece privata e pubblica che è la parte più centrale di Roma. Eh, abbiamo ancora un sistema di efficientamento energetico eh, decadente all'interno della città di Roma, e quindi si potrebbe investire sulle nuove componenti eh, termoidrauliche eh, con energie rinnovabili a, a zero emissioni, ecco, di, di progetti ce ne sarebbero tanti da mettere in campo. Sono anche rammaricato di quello che lei mi dice perché eh, la politica deve sempre ricordarsi di essere una rappresentanza eh, non con mandato illuminato, ma una rappresentanza con mandato ben specifico eh, nel fare. E siccome il giorno che uno si presenta alle elezioni. Eh, presenta una serie di eh, programmi sul quale chiede il consenso dei cittadini. In realtà un importante tavolo come quello della riassegnazione dei fondi PON e dei fondi eh, POR, che significano i fondi PON sono i, i programmi operativi nazionali, i fondi POR sono i programmi operativi regionali, significa la risorsa che deve mettere lo Stato e che deve mettere in questo caso la Regione Lazio per la città metropolitana di Roma, tutti ci scordiamo e pensiamo che la Raggi vada in qualità di sindaco di Roma a questo tavolo con calenda, in realtà ci va come, come presidente della città metropolitana, il quale ha diritto, come l'hanno già avuto tutte le altre città metropolitane, ad un patto per lo sviluppo. In che cosa consiste? Facciamola molto semplice, vuol dire che bisogna portare dei progetti, non delle idee, bisogna portare dei progetti bisogna portare una scheda economica del costo effettivo del progetto scrivendo pure quanto sono capace io come proponente del progetto a mettere di mio perché non è che i fondi pon e POR danno il 100% danno una buona parte, si può arrivare anche al 60-65 ma l'altro 35 va messo o direttamente o attraverso un sistema di finanziamento, project financing allora io dico come fa un'amministrazione comunale appena arrivata ad essere eh, così capaci di portare, normale deve dialogare col consorzio di Dragona come con tante altre realtà, perché deve dire voi che progetti avete in campo avete la possibilità di finanziarli al 30% perché vi, porti, vi possiamo portare quell'altro 70 che manca per realizzarli. Questo penso sia il minimo, ecco, non so se adesso ce ne vuole esporre qualcuno eventualmente di questi eh, progetti eh, di sviluppo che eh, insisteranno nel consorzio di Dragone e quindi di Sicilia, ma poi serviranno un po' per tutta l'area vasta di Roma. Ma guardi, io non voglio attribuire, lungi da me l'idea di attribuire le responsabilità di questo disastro che stiamo purtroppo attraversando all'ultima giunta Raggi, diciamo che poco, possono, poco potevano fare in questo anno, certo qualche cosa in più l'avrebbero potuto dare in termini di segnali. Noi portiamo, purtroppo soffriamo una crisi che adesso al di là di quella anche economica è anche una crisi eh, politica eh, che viene ormai da oltre dieci anni, quindi parte da prima della Giunta Alemanno, su questo eh, per noi è assolutamente evidente. Ehm, certo, la necessità di concentrarsi su delle priorità da parte della dell Giunta Raggi penso ai rifiuti, penso ai trasporti, ma chissà quante altre ce ne saranno in giro, qu quante, quante altre ce ne sono in giro. Eh, è chiaro che poi non gli consente di cominciare a entrare su questioni det di dettaglio. Eh, è evidente che quando parliamo di rilancio di, 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 di Roma e dell'area metropolitana eh, noi dobbiamo partire da una considerazione che eh, Roma è... Il suo Interland non è mai stata una città a vocazione prevalentemente industriale, l'industria era poi fuori da Roma, era a Latina, era a Frosinone, sicuramente sì, era a Rieti e ormai c'è purtroppo rimasto molto poco. Ma quando parliamo di queste vicende, noi dobbiamo essere consapevoli del fatto che a Roma di industria ce n'è sempre stata relativamente poca. In realtà Roma, la, Roma avrebbe il polo scientifico avrebbe a tutte le università, a tutti, sì, sì, a tutti sì, gli cioè, enti perché... di ricerca. In realtà Roma dovrebbe ispirare l'industria, perché grazie alla sua capacità di innovare la tecnologia, di, di mettere in campo ricerca e quindi dovrebbe, dovrebbe mettere il know-how da far sviluppare anche all'industria di tutto il mondo, non solo in tutta Italia. Ma È assolutamente vero, una volta c'era quella che veniva chiamata la di Burtina Valle, che però di fatto non c'è più. E eh, quindi è chiaro che questo problema anche di legare eh, il mondo scientifico, il mondo accademico, il mondo della scuola, il mondo della produzione è un, mondo, è un, è un, è un tema che deve essere necessario. Diamo alcuni affrontati. spunti per il consorzio di Bisogna. Cos'è il consorzio di Come se, 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 se vi dessero una mano realizzare dei progetti potremmo creare dell'occupazione per i giovani di Ostia, che oggi è il tema vero da mettere in campo. Dunque, guardi, noi abbiamo, negli anni, abbiamo sempre eh, fatto dei progetti con le scuole tecniche del litorale. Abbiamo fatto dei progetti di alternanza scuola-lavoro con gli istituti tecnici, con gli istituti scientifici, abbiamo fatto degli stage per i ragazzi eh, ul degli ultimi anni, quindi tutta questa attività noi negli anni l'abbiamo svolta quindi questo collegamento di base tra mondo del lavoro e mondo della scuola noi lo abbiamo sempre attivato. Eh, devo dire peraltro che le aziende che sono insediate in quel comprensorio hanno sempre lavorato nella grandissima parte con mezzi propri. Ma per onestà intellettuale va detto che quando c'è stata la necessità di dover attingere a dei fondi pubblici per fare delle iniziative che, di natura consortile o di natura della singola azienda, per laddove sussistevano eh, caratteristiche specifiche e requisiti non abbiamo mai avuto grandissime difficoltà quindi que anche questo per un essere intellettuale va detto purtroppo Roma è una città che oggi non ha un assessorato alle attività produttive anche nella declaratoria dell'assessorato di quello che prima era tanti anni fa la nona è sparito l'assessorato la, la, la descrizione di assessorato alle attività produttive e Roma non ha perché purtroppo Roma oggi non ha più una struttura che si chiama SUAP, sportello delle attività produttive, sportello unico delle attività produttive funzionante. Ecco, noi dobbiamo partire da questi piccoli aspetti, che sono delle cose che snellirebbero, se funzionassero bene, le procedure alle quali devono poi necessariamente rivolgersi le aziende produttive. Se oggi un'azienda che ha necessità di ristrutturarsi per qualsiasi motivo, eh, affittare, vendere o quant'altro, eh, deve rivolgersi al Comune di Roma, oggi sa di avere mediamente 12 mesi di attesa per avere una risposta. È scandaloso. Non Questi... mm, è scandaloso, non sono tempi compatibili con le attività produttive. Eh, non voglio nemmeno dire che sia scandaloso perché lo è, ma non sono tempi compatibili. Cioè, oggi l'imprenditore quando decide una cosa, in 15 giorni deve avere la possibilità di attuarla. Perché dopo 40 giorni il mercato gli è nuovamente ricambiato sotto il naso? Quindi ci sono dei tempi che non sono assolutamente compatibili eh, tra Comune di Roma a questo punto rischiamo che per rincorrere il mercato si sceglie di andare altrove, perché è l'unico modo per rimanere. Per che, che è quello che sta assolutamente avvenendo, perché poi ne abbiamo una città che non ha, non ha infrastrutture, ma non ha infrastrutture fisiche, quindi i collegamenti sono quelli che sono. Eh, Pensate che oggi la via di accesso principale al Comprensorio di Acilia Dragone è la via del mare e la via Ostiense. Eh, non oso pensare cosa dovesse avvenire tra qualche anno in quel quadrante, lad eh? laddove si facesse lo stadio da Roma, senza. Le dovute infrastrutture. Se voi oggi vi capita in determinati orari, eh, ormai a Cilia Dragona, ma quando parlo di Cilia Dragona vuol dire l'accesso ad Ostia. Quindi penso a tutti i poveri pendolari che la mattina partono da, Ro da Ostia per venire a lavorare a Roma, eh, eh, noi lo facciamo partendo da Roma, io che, che vado giù, lo faccio a orari inversi e quindi sono avvantaggiato. Ma, insomma, Dopo le 4 del pomeriggio a Dragona non ci si va più Perché è tutta una fila sulla via del mare Non oso pensare cosa accadere, potesse accadere domani lì Bisogna sicuramente programmare Vediamo adesso uh, dei video che cercano di darci un po' di spunto Perché sono state un paio di iniziative messe in campo Sempre nell'area vasta di, uh, di Ostia e, e dintorni Che servivano a valorizzare uh, a fine dei, temi, dei temi di formazione Soprattutto per, per i giovani Vediamo un attimo il primo video consulenza al lavoro, all'orientamento, alla formazione professionale e alla creazione d'impresa. È stata inaugurata questa mattina presso la sede di via del sommergibile a Ostia la città dei mestieri e delle professioni del tredicesimo municipio. L'iniziativa voluta fortemente dai servizi sociali del tredicesimo nasce da una partecipazione e adesione dell'amministrazione locale alla rete internazionale di Città de Mestier presente in 35 città del mondo. Con grande piacere ho partecipato alle rappresentanze della Giunta Capitolina, ho ringraziato anche l'assessore Pace perché veramente credo che sia una, uno degli interventi più importanti che questa amministrazione municipale ha fatto negli ultimi anni, è un posto importante perché intanto vanno a partecipare tutte le realtà del territorio, sia pubbliche che private e dall'altro affrontano quello che è l'argomento più importante, ovvero l'occupazione e il lavoro. Oggi abbiamo cifre drammatiche per quanto riguarda la disoccupazione giovanile, ma anche problemi di chi a 50 anni, a 60 anni ha perso il lavoro. Sarà più facile cercare lavoro nel tredicesimo municipio con la città dei mestieri? Non sappiamo se sarà più facile. Sicuramente daremo un contributo perché qui all'interno della città dei mestieri ci sarà un polo per la formazione, uno per l'orientamento, uno appunto per il lavoro e per l'impresa. Cercheremo di creare le condizioni affinché sia più facile trovare lavoro e poi, d'intesa con tutte le realtà produttive del territorio, faremo in modo anche di individuare quei settori dove è più facile andare a lavorare rispetto ad altri settori che ormai insomma, non sono più sul mercato. Chi è che risponde ai cittadini? Quando vengono qui. Risponderanno ai cittadini le persone che noi già abbiamo formate. In questi mesi da ottobre ad oggi abbiamo formato delle persone che si chiameranno consiglieri che staranno qui sia all'accoglienza che dietro i tavoli a parlare con le persone che entreranno alla città dei mestieri. Eh, spesso e volentieri ci troviamo supermercati che assumono magari gastronomi che vengono da fuori Roma. Perché non riuscire? scusate il termine, a coltivarci i nostri ragazzi e farli crescere all'interno poi del nostro territorio. Eh, questo potrebbe essere un progetto, eh, un'iniziativa che si può portare tranquillamente avanti tra eh, l'associazione dei commercianti e le città dei mestieri. Al taglio del nastro di oggi, oltre ai rappresentanti istituzionali, c'erano Franco Giampalmo, direttore della città dei mestieri di Roma e Lazio, e alcuni rappresentanti ideatori della città dei mestieri di Parigi. E naturalmente la responsabile della città dei mestieri del 13° municipio, Anna Sagnella. in piedi questa iniziativa? Eh, bella domanda, non lo so, nel senso che a quell'inaugurazione c'eravamo anche noi come i rappresentanti del Consorzio Dragona, c'era il Presidente, c'ero io e c'erano anche alcuni imprenditori del comprensorio. Eh, abbiamo eh, fatto, dopo quegli anni, alcuni lo citavo prima, delle iniziative di alternanza scuola-lavoro con, eh, con alcune scuole del territorio, dopodiché confesso che abbiamo perso le tracce di questa cosa, non so nemmeno se sia ancora funzionante. E quindi è un progetto che forse ahimè, è stato messo diciamo, in piedi e poi non è stato sostenuto a sufficienza per arrivare, per arrivare fino in fondo da questo punto di vista. È sempre un problema di priorità ovviamente poi nella, nel, nella vita quotidiana. E, eh, torniamo sul territorio quindi, del, del litorale, eh, non so, ma, eh, le forniture a tutti gli stabilimenti eh, di Ostia, perché poi parliamo di un indotto molto importante, ogni anno si, ogni anno si riapre la stagione e la stagione ha bisogno eh, di tutta una serie di... Eh, prodotti per essere messi in piedi, dal classico ombrellone eh, alla sdraia, al lettino eh, a quelle che possono essere tutte le componenti per, per costruire le cabine, no? tanto per fare per, per le cose più semplici e alla portata di tutti. Ecco, eh, si riesce a produrle in casa e poi venderle, oppure è, è un mercato predato all'estero? Diciamo così. No, non è un mercato predato all'estero, ma tutta quella che è la manutenzione degli stabilimenti balneari e quindi eh, quella tutta parte di quella della manutenzione degli stabilimenti balneari, quindi tutte le attività eh, di falegnameria, di edilizia, eh, parte di quel lavoro ritorna certamente sul, sul comprensorio, anche sul comprensorio di Dragona. Eh, per quanto invece riguarda la vicenda legata a, 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 alla fornitura delle attrezzature. Abbiamo, abbiamo citato gli ombrelloni e i lettini, eh, eh, è un vecchio refrain che torna ogni tanto, eh, ma è inevitabile che lì ci sono delle aziende che sono collocate tutte in Emilia e Romagna. Che hanno un grandissimo mercato quindi hanno la possibilità di fare delle economie di scala e sono in grado di venire sul territorio, qualsiasi territorio, a, a mh, offrire delle condizioni economiche e, e di qualità del prodotto, indubbiamente sì, che sono certamente competitive. Eh, a nessun imprenditore del, del comprensorio è mai venuto in mente, ma nemmeno di Ostia direi, è mai venuto in mente di mettersi lì a produrre lettini e, e ombrelloni probabilmente perché insomma, è un'operazione che ha necessità. Di economie di scala talmente vaste che non ci sono su quel mercato locale. Come mai non ha mai sviluppato il lusso su Ostia? Perché non si è potuto mai trasformare eh, il litorale di Ostia eh, in alcuni tratti eh, in un'offerta eh, turistica di lusso? Cioè, perché si è sempre mantenuto un livello medio-basso? Adesso mh, mi viene a pensare che comunque all'interno all del comprensorio balneare di Ostia c'è anche c'è anche un'offerta turistica di carattere medio, medio, tendente al medio alto. Probabilmente però essendo così grande e avendo alle spalle una città come Roma che comunque ribalta eh, quantità eh, di eh, clienti, eh, a prescindere forse non c'è mai stata nemmeno la necessità di dover sviluppare o la possibilità di poter sviluppare il lusso. In genere questo, questo lusso si sviluppa sempre in anche in posizioni di nicchia in posizioni però mi faccia fare una un'ulteriore riflessione sulla vicenda sulla vicenda eh, consorzio dragona nel 2007 quindi non esattamente ieri la crisi ancora non c'era c'era qualche segnale ma insomma, era ancora ben lontana dal, dal venire con, con la recrudescenza odierna eh, noi eh, la regione lazio approvò anche anche eh, all'interno del documento di assestamento del bilancio di, di dicembre, approvò anche un articolo della legge eh, di bilancio che prevedeva la possibilità di trasformare parte eh, delle superfici eh, produttive del comprensorio di Ecilia Dragona in superfici commerciali. Eh, perché già c'era questo tipo di richiesta? Bene, noi siamo a dieci anni data da allora, con un'amministrazione comunale che nulla ha fatto per recepire quella legge regionale di allora, con un regolamento che desse le linee guida per l'applicazione di questa norma. Eh, già questo, se attuato domani mattina, potrebbe essere un ulteriore stimolo per cercare di far ripartire questa economia locale, che comunque qualche difficoltà ha, importante. Un'altra cosa che mi viene da pensare, importante, è la trasformazione delle aree che oggi sono tutte in diritto di superficie dell'amministrazione comunale, eh, per le quali anche lì abbiamo delibere di consiglio comunale che ne sanciscono la trasformazione da diritto di superficie in diritto di proprietà, ma che non riusciamo ancora a rendere concrete ed attuare. Tutto questo potrebbe consentire poi alle aziende di avere un più facile accesso al credito ave, eh, avendo le aree di proprietà e non più in diritto di superficie, tenuto conto che il diritto di superficie originario, dei 99 anni originari, eh, oggi eh, diciamo che 30 anni, perché di questo stiamo parlando, 30 anni sono già passati. Certo, quindi anche da questo punto di vista potrebbero essere due azioni per stimolare eh, il mondo imprenditoriale a investire sul, sul consorzio di, di Dragona. Gli Io, esistenti o nuovi investitori? Nuovi investitori. Uh, L'idea di un hub della trasformazione. Uh, non ci nascondiamo che se abbiamo parlato tanto di Ostia, sotto, sotto le tragiche vicende di Cronaca Nera, eh, oggi eh, si capisce che il, per far ripartire questo territorio non basta l'amministrazione comunale. Servirebbe qualcosa di un progetto molto più dedicato, risorse molto più importanti. Allora l'idea è che Ostia e eh, che soprattutto parliamo, partiamo da Roma, Roma tutti i giorni ha 5 milioni di persone che vanno. Eh, Uh, servite, alimentate, i circuiti di persone camminano, consumano, uh, dai generi alimentari all'oggettistica e comunque uh, serve dalla semplice carta igienica, molto tanto che fa un esempio, cioè, serve alla città di Roma un grande volume di prodotto. Dico è possibile mai che non si possa dare a questo territorio, proprio per dargli un suo ruolo, la possibilità di essere il luogo dove si trasforma? Perché non tutti i prodotti che arrivano eh, da lontano arrivano già eh, con la possibilità di essere distribuiti eh, come generi al, diciamo così, alla vendita. Tanti hanno bisogno di trasformazione. Eh, C'è il grande aeroporto di Fiumicino. Che è un, un progetto che, che ha anche qualche difficoltà, perché forse oggi è sovradimensionato rispetto uh, invece al ruolo della che, sta, che sta, da questo punto di sta precipitando. Quindi, potrebbe essere un luogo dove costruire proprio un hub specifico per far arrivare eh, determinate merci. Abbiamo il porto di Civitavecchia. Che deve assumere un ruolo, eh, porto di Fiumicino, porto di Ostia, ecco, potrebbe essere quest'area un una grande area di trasformazione per finalmente dare una vocazione eh, da questo punto di vista, che non è industriale. Parliamo di trasformazione, ecco. Ma a nostro avviso, certamente sì, perché è chiaro che l'asse la, di sviluppo, peraltro, anche, mh, abbiamo avuto modo di vedere questi documenti di, alcuni di questi documenti predotti dal Mise per martedì per l'incontro. Eh, con il ministro Calenda eh, individuano proprio eh, la fascia del litorale da Civilecchia a Ostia come uno dei, degli assi produttivi importanti. Ma, eh, dunque, qui alcune riflessioni: già se le amministrazioni non facessero, non mettessero in difficoltà le aziende, già saremmo un pezzettino avanti. Eh, poi, se facessero qualcosa a favore, ben, ben venga, ma insomma, magari è meglio. Diciamo che non è esattamente così. Noi abbiamo vissuto le aziende, alcune aziende del comprensore hanno vissuto intanto la crisi di dieci anni fa della Litalia eh, e si sono trovate in quel concordato a pagare pegno e molte sono saltate su quell'operazione. Purtroppo oggi ci ritroviamo in un uh, momento analogo con la crisi di ATAC. L'aver presentato il concordato di ATAC in questi termini eh, produrrà sulle aziende dell'indotto di ATAC. Grandi problemi e purtroppo ce ne sono diverse anche ad Acilia, anche nel comprensorio di Acilia Dragona. Quindi, questa è una prima riflessione eh, che bisogna fare. Eh, Fiumicino, la vicinanza con Fiumicino, che peraltro il giorno che si dovesse costruire il famoso ponte di Dragona, che dovrebbe collegare eh, la zona dell'Anza del Tevere con sostanzialmente eh, l'autostrada di Fiumicino, perché lì è già previsto da tempo un ulteriore ponte di collegamento eh, faciliterà ancora di più, di più i contatti con l'aeroporto. Certamente Dragona potrebbe candidarsi come hub di riferimento, tenuto conto che tutto ciò che in quella zona di Fiumicino era stato costruito a suo tempo non può essere utilizzato per tutta una serie di problemi di natura idrogeologica. Eh, Cirecchia è più lontana, però Cirecchia per quanto di nostra conoscenza comincia invece a soffrire problemi inversi, cioè parrebbe che tutto ciò che era stato disegnato per essere l'hub eh, del trasferimento delle auto si stia trasferendo su altri porti, mm, ci sono già delle riduzioni su quel territorio eh, di commesse e si stanno trasferendo in parte su Salerno e addirittura su Gioia Tauro. Questo credo che ci debba far pensare molto, insomma. Beh, sì, bisognerebbe far esercitare forse il ruolo a qualcun altro, forse ipotizzare eh, la possibilità di un indotto su una zona più a sud di Cittadecchia, chissà arrivare proprio tra Ostia e Fiumicino non sarebbe, sarebbe una buona ipotesi. C'è un altro progetto che, diciamo sì, ormai insiste sul territorio da 30 anni, io mi ricordo che con qualsiasi eh, amministrazione si parla regionale, eh, si parla di Ostia, tutti pensano al grande Enarch, nel senso eh, doveva essere quella, quella realtà che doveva insegnare a tutti come si fa il eh, al sistema alberghiero, sistema ristorazione, turismo. turismo. Vediamo un attimo un'ennesima volta che ci si è riprovato, dai. Sales Manager, Revenue Manager, Addetto Ricevimento e Professione Barman. Sono i quattro percorsi formativi dei sei corsi di formazione gratuita che si svilupperanno in 8.700 ore di formazione, destinati ai 682 partecipanti tra disoccupati, inoccupati e occupati giovani tra i 18 e i 29 anni, ammessi tramite un bando che sono iniziati lo scorso 7 gennaio presso la sede dell'ex Enarch Hotel di Ostia. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il vicepresidente Massimiliano Smeriglio, e il presidente del decimo municipio Andrea Tassone hanno infatti inaugurato questa mattina la scuola del gusto. Una scuola di alta formazione nel settore alberghiero e della ristorazione, finanziata dal Fondo Sociale Europeo, dalla Regione, fortemente voluta dall'ENALC SRL e da Confcommercio, presenti oggi all'inaugurazione. L'obiettivo è creare profili professionali adeguati al mercato di riferimento, potenziare l'occupabilità delle figure fuori dal mondo del lavoro e consolidare l'occupazione di coloro che sono già inseriti nel mondo del lavoro con percorsi di specializzazione o riconversione sulla base del metodo Hotel School per creare un ponte tra la formazione e. Mondo del lavoro, integrando così la didattica d'aula con il training on the job. Alla fine dei corsi, previo esame finale, verrà poi rilasciato l'attestato regionale di qualifica professionale, un attestato di informazione e formazione dei lavori sulla sicurezza e un certificato di igiene. 132 i ragazzi ammessi sinora, 51 dei quali saranno ospitati all'interno della struttura con vitto alloggio gratuito. Contestualmente alla scuola si stanno poi avviando i lavori nell'edificio A che ospiterà i laboratori formativi, una mensa per la ristorazione e alcune strutture ricettive che permetteranno così ai ragazzi di partecipare in maniera attiva al lavoro che verrà svolto nell'edificio stesso. La scuola alberghiera di Castelfusano e Narcotella aprì battenti nel 1959. Nel 1972 poi passò in gestione alla Regione Lazio che nel 1975 la chiuse sino al 2008 quando si decise di riprendere in mano il progetto per la creazione di una scuola di alta formazione che nel 2011 partì finanziato dal Fondo Sociale Europeo. Noi stiamo lavorando e mettiamo in campo l'ipotesi di collocare qua. Un ostello della gioventù sul mare, un luogo meraviglioso, Roma non ce l'ha più, questa è una struttura ex alberghiera quindi predisposta e che si integrerebbe benissimo con tutto il resto del manufatto, che contiene ora una scuola di formazione proprio sull'alberghiero gestita dalla provincia e che io inaugurai alcuni anni fa, ora con questa scuola di alta formazione, quindi un luogo che porta a Ostia tanti giovani con uno dei più belli ostelli della gioventù d'Italia che potrebbe diventare perché praticamente è sul mare, una boccata d'ossigeno per la speranza di tanti giovani che cercano eh, buona formazione. Oggi lo possiamo dire, nel Lazio apre una delle più belle scuole di alta formazione turistico-alberghiera d'Italia e siamo molto orgogliosi. Ahimè, eh, questa è una promessa, eh, pos positivamente l'abbiamo messa in onda perché questa è una promessa del 2013 e in realtà io non ho visto nessun, eh, nessun centro della gioventù, nessun polo della gioventù da questo punto di vista, è un altro progetto che si è perso, drammaticamente su al Cotelli i progetti si perdono da come ha detto dal 1970 a oggi non si è riuscito mai a far ripartire questa realtà. Tutti provano all'inizio a ridargli il slancio, nessuno riesce poi alla fine a, a mettere in campo le risorse giuste. E questo è, è uno spreco, perché queste risorse che se non si sono dedicate per l'ennesima volta per lei e per perdere potevano essere utilizzate su progetti molto più, più solidi e, e validi. Come, come, come la prendono no? eh, gli, le imprese del suo consorzio quando, quando vedono che poi alla fine qualche risorsa pubblica si spreca? Ma no, purtroppo non è che le risorse pubbliche si sprechino, c'è stato anche quello, c'è anche quello, c'è stato anche quello, ci mancherebbe altro. È che in questi anni comunque si sono fatte molte iniziative, eh, sia con risorse pubbliche che con risorse private. Quindi voglio dire, non è che uno spreca le risorse private. Però sono degli anni difficilissimi dal punto di vista dell'economia complessiva, e quindi sono degli anni nel, nei quali gli investimenti non è detto che poi riescano sempre a andare a bomba, anzi, spessissimo non sono andati bene. Mi viene da pensare una roba abbastanza simile all'Enarcotel all di Ostia, ehm, se penso alla città del gusto di Marconi, zona Marconi. Il gambero rosso e quant'altro è stata un po' lì. Dopodiché abbiamo deciso, si è deciso che forse è meglio demolirla e si è demolita per costruire anche gli appartamenti perché alla fine sono l'unica cosa che è, è un po' più redditizia. Poi è da vedere il piano economico perché di questi tempi anche lì è cambiato tutto. però insomma, sono stati anni difficilissimi. Questi dieci anni sono stati degli Faccia anni. Faccia un appello al sindaco Raggi per l'incontro del 17, cosa deve chiedere per voi? Ma no, ma per noi, al, al tavolo, noi rispetto al tavolo del 17 siamo poca cosa, noi siamo parte di un complesso, quindi noi l'unica cosa che ci sentiamo di chiedere al sindaco Raggi eh, per quanto riguarda il comprensore del Cile Dragona è un po' più attenzione sulle procedure. Noi abbiamo una serie di progetti del territorio, piccoli progetti, micro progetti, che possono creare occupazione, poca ma la creano, ma sicuramente peraltro sono tutti vocati alla all'aspetto all, all ambientale. Eh, noi costituimmo come consorzio Dragona tanti anni fa eh, una società che si chiamava Dragona Energia e lo slogan di allora era il primo polo produttivo integralmente autosufficiente dal punto di vista energetico. Quindi anche noi investimo delle risorse su quell'iniziativa, eh, c'era CEA dentro, c'erano anche su altri soggetti imprenditoriali importanti. E purtroppo poi la crisi ci ha fatto saltare anche quel tipo di investimento, quindi in, si, in questi anni non si sono sprecate solo risorse pubbliche. Purtroppo eh, abbiamo fa avuto un cioè, momento che è stato quello che è stato, e quindi ci sono stati anche investimenti di natura privata che non sono andati bene. Noi abbiamo queste micro attività sul territorio che stiamo mettendo in piedi, che vorremmo portare a casa, che possono creare occupazione, anche e soprattutto buona occupazione, che possono creare iniziative dal punto di vista ambientale. Eh, a noi abbiamo ne solo necessità che l'amministrazione ci sia per snellirci le procedure, le risorse laddove abbiamo la possibilità, la certezza dei tempi le troviamo, le trovano gli imprenditori privati, quindi su questa vicenda non chiediamo nemmeno nulla di eh, soldi pubblici. Abbiamo necessità di snipire questi progetti. Ringrazio Giuseppe Giordano, è stato Ringrazio molto chiaro, direttore del Consorzio di Dragona, speriamo che tutto quello che ha detto sia entrato nelle orecchie dei candidati alla presidenza del decimo municipio e soprattutto del sindaco Raggi per i tavoli per raccogliere risorse o per migliorare l'efficienza della sua amministrazione. Un po' di pubblicità, grazie.